di questa incontro, lezione concerto è estremamente impegnativo, un'avanguardia dell'elettronica, no, improvvisazione dell'elettronica, che sono due argomenti che basterebbero per coprire dei corsi di laurea interi. Così quando ci siamo incontrati con Michele per cercare di strutturare questo incontro, appunto, abbiamo iniziato a vedere, sì, facciamo un po' di storia dell'elettronica, un po' di storia dell'improvvisazione, ci siamo accorti che sarebbero serviti, appunto, non uno ma 10-20 incontri, peraltro in una scuola che offre dei corsi di musica elettronica tra i migliori che si possono trovare in Italia. E, no, il migliore devo dire, perché sono il miglior corso di musica elettronica italiana è quello del lezionista. Allora abbiamo deciso di strutturare questo incontro appunto come una chiacchierata. Tutti e due, nessuno dei due è un grande monologhista, preferiamo il dialogo, per cui sono benvenute, anzi sono obbligatorie le domande, suggerimenti, richieste di spiegazione di qualsiasi tipo, per darvi degli spunti, degli stimoli, degli input riguardo questi due argomenti appunto così ampi. Iniziamo dall'improvvisazione. L'improvvisazione è una parola enorme, vasta e larga e lunga, che per qualche scherzo del caso da noi in Europa viene associata con una pratica un po' marginale, cioè la musica si scrive e poi qualche jazzista drogato o qualche personaggio estroso improvvisa. In realtà la norma è che nella storia dell'umanità, nel tempo e nello spazio, cioè sia andando a ritroso che andando a vedere le culture di tutto il mondo, la norma è improvvisare la musica. Scriverla è stata un'eccezione che si è diffusa con forza, soprattutto nel mondo occidentale negli ultimi 4 secoli. Quindi l'improvvisazione innanzitutto è qualcosa di estremamente naturale. La grande maggioranza delle culture musicali del mondo appunto improvvisano e scrivono semmai in seguito. Di per sé studiare l'improvvisazione può sembrare un ossimoro, perché niente può essere più libero appunto di un'espressione artistica che viene concepita, realizzata e prodotta nel momento in cui viene presentata. Di fatto richiede una grande disciplina. La prima disciplina che è richiesta è quella dello strumento che viene suonato, che sia la voce, che sia il corpo, nel caso di uno che è un danzatore, che siano gli strumenti, perché non è possibile avere nessun controllo reale del racconto che si sta facendo se non si ha un controllo grande dello strumento, ripeto, quale che esso sia, che si sta utilizzando in quel momento. E poi, diciamo, ci sono mille forme di improvvisazione. Questa scuola si chiama St. Louis Jazz School, quella che conosciamo meglio è, diciamo, la cultura musicale che ha maggiormente ridato vita all'improvvisazione nel nostro mondo è stata la cultura afroamericana, la cultura jazzistica, ma non solo, che si sviluppa lungo dei filoni, diciamo, delle linee di pensiero, con delle prassi ben definite. L'improvvisazione a cui vogliamo fare riferimento oggi è un'improvvisazione, dato per scontato che voi conosciate perfettamente il mondo dell'improvvisazione jazzistica, è un'improvvisazione più svincolata dal mondo jazzistico, che non un'improvvisazione che non rifiuta il mondo jazzistico, ma che attinge anche ad altri serbatoi, ad altre culture, ad altri stimoli, principalmente quello della musica contemporanea, che si è rimpadronito anch'esso del gesto improvvisativo, soprattutto nel dopoguerra, diciamo. Viene da dire contemporanea, dopo guerra, al tempo di mio nonno, però comunque la definizione viene ancora valida, è quella di musica contemporanea. Quando due musicisti decidono di affrontare un'improvvisazione dal nulla, che è più o meno quello che abbiamo fatto prima, senza esserci detti niente di nessun tipo, una buona teoria, un buon approccio può essere quello di sedersi, di apriamo le orecchie, suoniamo, e quello che viene viene. In realtà poi, facendolo più volte, diciamo, confrontandosi con questa pratica, ci si accorge che ci sono delle piccole regole naturali che uno è portato a seguire se pratica questa disciplina con attenzione. Facciamo dei piccoli cenni su quelli che possono essere degli orientamenti a proposito della cosiddetta improvvisazione radicale.
L'improvvisazione radicale, che per definizione sarebbe quella, diciamo, della scena free degli anni 60-70, poi è stata resa più popolare soprattutto da Keith Jarrett, che negli anni 70 pubblicò dei fortunatissimi e bellissimi dischi in cui lui si sedeva al pianoforte, morti e feriti, quello che succede succede, senza definire un brano, senza uno spartito, senza niente. Il solo è più facile. Quando si suona con un collega o più di un collega, la sfida diventa per certi versi anche più interessante. Un modo, una chiave di lettura è quella dell'interazione che si svolge tra due musicisti, che essenzialmente può essere di due tipi. Si può improvvisare per contrasto, o si può improvvisare in modo dialogico. Il modo dialogico sembra il modo più naturale, cioè io suono con una certa tessitura, con una certa intensità, il mio collega, che in questo caso oggi è Michele Rabbia, suona, mi accompagna in quella stessa, in quel percorso. L'altro modo, che poi si scopre essere più affascinante, è quello per complementarità o addirittura per contrasto. Ad esempio, un esecutore, uno dei due, un improvvisatore suona per valori molto larghi, l'altro suona con magari molte note frenetiche o, diciamo, un'esecuzione più frenetica o viceversa. Un altro aspetto da tenere a mente nell'improvvisazione collettiva radicale è quella della distribuzione degli spazi. Si può scegliere di suonare tutte e due sulle frequenze alte, poniamo, ma spesso è più affascinante creare una piccola composizione, anche una piccola orchestrazione in tempo reale, distribuendo le frequenze, come abbiamo fatto all'inizio, cioè se avevo dato all'inizio io con questa piccola preparazione di pianoforte, ho messo degli oggetti metallici tra le corde, ho fatto questa tessitura sulle note gravi, istintivamente Michele ha suonato uno strumento, non ho visto qual era perché non lo vedevo, uno strumento piuttosto acuto. Questo è quello che si chiama orchestrare in tempo reale, un'improvvisazione. L'improvvisazione, appunto quella che viene un po' dal mondo della musica contemporanea, pone l'accento più sul timbro e sul gesto piuttosto che sull'armonia e sulle melodie. Che vuol dire? L'improvvisazione tradizionale jazzistica, che è anch'essa composizione in tempo reale, è un'improvvisazione in cui il musicista si concentra soprattutto, ma non solo, ma soprattutto su aspetti di tipo melodico-armonico e ritmico. Crea delle melodie su delle armonie, a volte improvvisa anche le armonie e gli accordi del pezzo. Nell'improvvisazione di tipo europeo, appunto di matrice classico-contemporanea, l'accento viene posto maggiormente sul timbro. Il musicista di riferimento per tutti gli improvvisatori di questo tipo, di quest'area qui, è John Cage, che voi andrete a vedere stasera su Wikipedia chi era che faceva, tanto lo sapete già. John Cage è il musicista che maggiormente ha posto attenzione sull'importanza del gesto di fare musica, in modo anche polemico, se vogliamo. John Cage è l'autore della famosa 4 e 33, erano 33? Sì. Che è una composizione in cui non succede nulla. Il pianista si siede, apre il coperchio del pianoforte, mette un orologio davanti e per 4 minuti e 33 non suona niente. Niente di più antimusica si può immaginare, ma il gesto risulta molto forte se visto da un paio. Io l'ho visto un concerto in cui c'era 4 e 33, la cosa curiosa è che i rumori del pubblico, i colpi di tosse, i rumori delle sedie, le risatine, diventano il pezzo. E questo, in questo gioco vince, cioè qualunque evento può essere un evento artistico musicale se strutturato, se ha una cornice. La cornice è quello che delimita il mondo reale, che è fuori dall'opera d'arte, dal mondo artistico, diciamo. C'è chi dice che addirittura il rock è molto, deve molto a John Cage, all'importanza del gesto e dell'azione del suonare. C'è un bel libro che vi consiglio, si chiama L'istinto musicale, è uscito un anno fa, di Bell, in cui fa una disamina, parla di tutti gli stili della musica, del perché ci emoziona e di che cosa c'è di bello nella musica. E quando arriva al capitolo del rock, parla di musica classica, di cultura musicale popolare, eccetera, dice una cosa bellissima proprio a questo riguardo. Dice: il rock molti lo studiano partendo dagli accordi, la melodia, tutte cose che vanno studiate, esaminate, ma il gesto di un chitarrista che fa così su una chitarra distorta è
l'essenza di quello che c'è di affascinante di nuovo nel rock, perché armonicamente non c'è niente di così decisivo, melodicamente nemmeno, ritmicamente è una versione semplificata della musica afroamericana. Quello che c'è di nuovo nel rock è questa grande gestualità sonora e anche fisica. Per gestualità non si intende necessariamente quello quando suona, fa così o suona con i piedi, o si fa anche quello nella musica improvvisata, ovviamente, però per gestualità si intende l'enfasi posta sul fatto stesso di suonare in un certo modo, quasi indipendentemente dal contenuto di quello che si suona. Quindi il gesto e il timbro. Un altro aspetto che è molto importante nella musica improvvisata è il timbro, che viene dato per scontato, è sempre molto importante perché la musica è timbro e suono, però viene dato in un certo senso più per scontato nella musica classica o nella musica per acquisito, viene dato. Non è un materiale sul quale si lavora più di tanto durante il pezzo. Invece nella musica, in tutta la tradizione del Novecento, il timbro diventa un dato importante espressivo. Un aneddoto che si racconta nei conservatori è quello della Saga della Primavera di Stravinsky, che ci fu questa, non so se lo sapete già, insomma, questa prima esecuzione molto burrascosa a Parigi nel 1911, se non sbaglio, in cui tirarono i pomodori, la gente ululava, fu una scena raccapricciante. Il pezzo sembrava essere un fiasco totale, dopo un mese, cioè dopo la rappresentazione successiva, era diventato il pezzo più importante del mondo. E la Saga della Primavera, che ha tanti aspetti rivoluzionari che non stiamo a vedere, ha una caratteristica importante: gli strumenti sono per lo più usati nei registri estremi. Il tema iniziale della Saga della Primavera viene seguito dal fagotto in sovracuto. E la leggenda vuole che Camille Saint-Saëns, che è un musicista molto famoso, molto affermato, molto rigoroso e molto trombone, si dice anche, molto bravo per carità, sentito questo fagotto che suonava fuori registro, sbagliato, si alzò e, smadonnando, non è possibile, se ne andò e abbandonò il teatro, peraltro con tutti gli altri spettatori che continuavano a lanciare oggetti. Cosa c'è di affascinante in uno fagotto che suona fuori registro? Che il suono diventa misterioso. Il suono di uno strumento, in modo particolare con gli strumenti acustici, è fatto per avere un funzionamento ottimale. All'interno di questo diciamo la gamma di ottave tipica di un flauto, di un fagotto, di un violino, di una chitarra, all'interno di questa gamma lo strumento suona bene, cioè è corretto, equilibrato, non ci sono armonici spuri, non ci sono attacchi irregolari e così via. Agli estremi della gamma il suono inizia a sporcarsi, acquisisce, diventa più indefinito, più misterioso. Questa ricerca di avere suoni più affascinanti e che quindi possono diventare, come anche nell'arte figurativa, come delle macchie di colore, come un valore in sé, ha portato ad esempio alla preparazione del pianoforte. Il pianoforte è sempre stato suonato fino al 1910 da questa parte dello strumento, da Harry Cowell, credo, no? Da Harry Cowell, dopo da John Cage, dagli anni 20, diciamo, iniziano a suonarlo qua. È chiaro che qua lo strumento è poco controllabile, non c'ha i tasti, è difficile creare delle melodie, è difficile creare della musica equilibrata, ma è proprio quello che si cerca. L'irregolarità del suono, sentite, non sono suoni armonici, permette però di avere più gamma espressiva. E da qui veniamo all'elettronica, per quale motivo noi abbiniamo, noi qua, ma mezzo mondo ormai, abbiniamo avanguardia, improvvisazione ed elettronica. Innanzitutto c'è un fatto: proprio perché gli strumenti tradizionali sono così ben fatti, sono anche piuttosto, tra virgolette, esauriti. Con il pianoforte è stato fatto tutto tutto il suonabile, è stato suonato in un certo senso, e questo è un po' scoraggiante per un improvvisatore che si siede davanti a uno strumento sul quale è stato fatto tutto quello che si poteva fare. Gli strumenti elettronici sono più vergini in un certo senso, forse è un effetto psicologico, forse è un'illusione, però comunque chi si mette davanti a un computer, davanti a un sintetizzatore, ha la sensazione, o magari l'illusione, di avere dei campi più liberi davanti. Un altro motivo per cui si suonano gli strumenti elettronici è che effettivamente sono il mondo nostro, il mondo elettronico. Il suono dei nostri tempi è un suono elettrico, prima, perché le nostre vite sono possibili senza elettricità,
elettronico, in secondo, addirittura digitale negli ultimi anni, il nostro mondo digitale viene spontaneo, una persona che è immersa in questo mondo, con questo suono, viene spontaneo utilizzare questi strumenti, sono ben integrati con le nostre giornate. Non è che il pianoforte non lo sia, ma il pianoforte in un certo senso è comunque sempre uno strumento dell'Ottocento. È sempre uno strumento musicale tecnologico, non bisogna fare l'errore di pensare che gli strumenti acustici siano naturali e quelli elettronici siano innaturali. Quante volte abbiamo la discussione, ah, perché non sono invece del computer, sono la batteria che è così naturale. Sono delle robe industriali, siderurgiche, qua dentro c'è ghisa, acciaio, meccanismi, quindi non è che il pianoforte sia, cresca, c'è l'albero di pianoforti, ecco. È sempre uno strumento tecnologico, quindi non è che la musica elettronica sia più tecnologica di quella per strumenti tradizionali, in un certo senso sono tutte e due figlie di una tecnologia. La differenza è che comunque quella degli strumenti elettronici è la tecnologia nella quale siamo immersi, questo rende anche più naturale certe volte improvvisarci. E poi questo discorso che facevamo prima del timbro, che è così importante, è un campo in cui, diciamo, al quale accedere è più facile con gli strumenti elettronici. Tutti gli strumenti elettronici, i sintetizzatori, le chitarre elettriche, la chitarra elettrica di Jimi Hendrix è un grande strumento elettronico, di fatto. È una specie di strano sistema di feedback con transistor da una parte, magneti dall'altra, non c'è niente di acustico, di naturale neanche lì. Tutti gli strumenti elettronici consentono una grande libertà di intervento sul timbro, una libertà di intervento sul timbro che c'è anche negli strumenti acustici, vero, ma è minore. Ora, io e Michele, prima di rimetterci nell'improvvisazione, volevamo domande, cose, fate tutto, più ne fate più siamo contenti, già ci lavoro, ragazzi. Vogliamo anche parlare di un altro aspetto, quello della notazione musicale. Stiamo parlando di improvvisazione e abbiamo parlato appunto del fatto che l'improvvisazione si stacca dal sistema della notazione tradizionale, cioè le note scritte e il musicista, l'esecutore delle suoni. Nel campo dell'improvvisazione radicale si adottano spesso dei sistemi di scrittura grafica che non utilizzano il pentagramma e non utilizzano, diciamo, le note tradizionali della scrittura, ma possono utilizzare dei disegni, degli schemi, dei grafici, a volte delle poesie. Addirittura, Michele, mi raccontavi che hai fatto un concerto? Sì, fondamentalmente era un concerto pianoforte, percussione e action painting, per cui c'era un pittore che improvvisava insieme a noi, praticamente la sua partitura era la tela e il suo strumento era la tela. E si è deciso a quel punto di semplicemente di abbinare ad ogni colore un certo tipo di improvvisazione, per cui abbiamo dato un'impronta abbastanza precisa su quello che sarebbe successo, per cui faccio degli esempi sul blu, diciamo, cioè, si creavano delle musiche più melodiose utilizzando appunto più parti melodiche, si utilizzava un colore diverso, il rosso, si lavorava tutto su una zona acuta degli strumenti, sul nero su una zona grave, per cui era basato più sui concetti, su una sequenza di concetti che non su una partitura definita con le note o addirittura con la grafica, come vi mostreremo adesso. E appunto noi adesso andiamo a fare una improvvisazione che non sarà un'improvvisazione radicale, in un certo senso. Quanto più lontano c'è da una notazione musicale tradizionale, non c'è un pentagramma, non c'è una nota, non c'è un'indicazione di tempo, c'è una traccia che permette una grande libertà, ma che al tempo stesso permette di non perdersi nel mare delle possibilità infinite che c'ha chi ha di fronte e chi inizia a improvvisare.
Diciamo che un canovaccio da seguire per avere un'improvvisazione guidata, questa l'abbiamo scritta adesso e l'abbiamo improvvisata adesso. E, diciamo delle guide, ci sono delle note nella prima parte, che sono delle note scritte che lui chiaramente ha seguito, e mentre io sotto creavo degli eventi che diventavano sempre più, come dire, insomma, partendo dal nulla, crescendo nella quantità di eventi, fino ad arrivare alla fine delle sue note, dopodiché c'è stato questo piccolo loop ritmico che Alessandro ha fatto dentro il pianoforte, poi c'era un cambio, diciamo, di scena musicale, per cui da questa parte più fitta si andava una parte più larga dove Alessandro ha suonato questi accordi, mentre sotto c'erano... Questi accordi, come vedete, non c'è scritto assolutamente che accordi. Sono completamente liberi, sono solo dei segni. Guardate la massa, il discorso del gesto, qua c'è scritto masse accordali. Poi il colore, che noi vogliamo, il colore armonico che noi vogliamo dare alle masse accordali sta all'improvvisatore. Se quella sera sei molto nervoso, fai tutti accordi così, se sei molto contento, fai. E anche c'è una grande possibilità di interpretazione all'interno della notazione di questo tipo. E niente, l'ultima parte, diciamo, era questa grande scala che partiva dalla parte più grave del pianoforte con queste dinamiche. Vedete, c'è questo schema di dinamica che si muove in continuazione, per cui aveva tutta la possibilità di sfruttare la dinamica. In più queste frecce indicano un po' la possibilità di non fare una scala che parta dal grave ma vada verso l'alto, ma che possa lavorare al suo interno, perché salire, scendere, ripetere, fermarsi su certe zone della tastiera fino ad arrivare nella parte alta, perché il brano finiva. Ci tengo a dire una cosa, che non necessariamente la musica improvvisata è anche atonale. Esistono grandi improvvisatori che fanno ricorso al materiale, diciamo, tonale. La parola tonale nello studio della musica indica una cosa ben precisa. Adesso noi la usiamo in modo, in senso lato, per dire con l'utilizzo della scala diatonica e delle tonalità, ma per tonalità si intende una musica a cui ci sia basata sulla cadenza quinto primo, ecco, per farla semplice. Vuol dire che questo sapore molto, appunto, avanguardistico che hanno questi pezzi non è necessariamente un ingrediente ineludibile nell'improvvisazione radicale. E adesso per questo faremo improvvisazione in tono largo, in cui il materiale è tutto tonale invece. Thank you.
Che stiamo usando, anche perché si dice un sacco, sì, in effetti si chiama improvvisazione elettronica, abbiamo parlato soprattutto di improvvisazione. Anzi, senza che se volete ve lo dico quale. Allora, diciamo che la musica elettroacustica, la definizione corretta è questa, viene a tre tipi di fonte fondamentale sonora. Una è quella che viene generata dagli strumenti come sintetizzatori, quindi una fonte sonora del tutto elettronica o digitale. Un altro uso del campionamento, cioè un suono reale che viene campionato e successivamente trattato, manipolato, utilizzato come fonte sonora. E infine l'elaborazione esatto del suono acustico in tempo reale. Iniziare da quella, Michele c'ha un bellissimo microfono a contatto e ve no, questo non è a contatto. Questo è un microfono, l'ha perso il microfono. Questo è un condensatore, e praticamente io con questo microfono vado direttamente dentro il computer, dove uso un programma che si chiama Live insieme ad un altro programma che si chiama Max MSD. Del quale possiamo anche parlare, parleremo. E vi faccio sentire una cosa brevemente per farvi capire
uno dei tanti possibilità che avete. Prendiamo del materiale abbastanza semplice, tre dischi di alluminio. Ok, questo diciamo che è il suono che emettono questi strumenti. Adesso io utilizzerò un effetto di cui poi vi spiegherò un po' il funzionamento, diciamo, e volevo solo un po' di cose in modo che possiate capire meglio cosa intendo. Ecco. Ok. Pesca alcuni di questi eventi, li riporta fuori e chiaramente a quel punto possiamo dargli varie tipologie di possibilità, nel senso che il suono può essere riprodotto due ottave sopra o due ottave sotto o tre ottave sopra, può avere dei reversi, adesso li aggiungo, ogni tanto questi suoni andranno anche in reverse, adesso sentirete. Il resto di esecuzione parte dalla coda e va all'inizio. Abbiamo avuto anche un po' la... un altro cucchiaio. C'è un ringo di legno. Ancora di legno. Il anello è un elaboratore che prende due suoni in cada e ci assume differenze nelle armoniche in cada. Una parese per fare suoni complicati in armonica. Allora, facciamo la stessa cosa però utilizzando solo un suono, così magari lo capite ancora meglio. Prendiamo un suono tipico che quando così si può con un sostegno un po' più lungo. Interessante, secondo me, dal mio punto di vista molto personale, nell'utilizzo di queste cose e visto che le possibilità sono veramente infinite, perché in questa scatola di metallo avete suoni
di ogni tipo, dai violoncelli ai fagotti, ai flauti, anche se non, chiaramente non hanno la purezza e la bellezza degli strumenti acustici, secondo me, però le possibilità sono molte, per cui è importante scegliere degli effetti, ma anche di programmi, semplicemente che vi siano utili a quello che volete fare voi, perché alla fine, altrimenti rischiate veramente di perdervi nel mare di tutte queste grandi possibilità. Questo effetto, perché è uno dei mille effetti che uso, ma questo effetto io ad esempio l'ho immaginato apposta, perché avevo bisogno di trovare uno strumento con cui poter dialogare. Nel quel caso mi fossi trovato a fare dei soli, per cui il fatto che questa macchina riproponga appunto in modo randomico, per cui non in modo prevedibile, delle sequenze, dei suoni, mi dava la possibilità di interagire di più con la macchina. Per cui questa macchina appunto tira fuori questi suoni, ogni tanto si ferma e mi lascia dei momenti di pausa, che però io non so quando sono, per cui è come un po' come dialogare con un altro musicista. E per quello che faccio, era una macchina che mi serviva, chiaramente con l'aiuto di un amico ho costruito questa patch, che adesso è un po' difficile da mostrarvi perché è attaccato al suo computer, però adesso Alessandro vi illustrerà un po' come si costruiscono un po' queste cose sul computer, diciamo. Sì. La piattaforma che usa Michele si chiama Max MSP, è stata sviluppata da parecchi anni all'IRCAM, che è un istituto di ricerca sonora più importante del mondo, direi, a Parigi. Non è esattamente una piattaforma, è un linguaggio di programmazione, che è una cosa un po' più diversa, un po' più nobile, direi. E non è uno strumento che viene venduto con dei suoni precotti, viene venduto la possibilità di costruire dei percorsi sonori di elaborazione all'interno del software. Il software che vedete qui è una versione, è una realizzazione un po' più commerciale della stessa idea, si chiama Reactor, realizzato da Native Instrument, e si basa però sulla stessa logica, cioè quando voi lo comprate ci sono dei sample precotti, come li chiamo io, cioè già fatti, ma per lo più la cosa interessante di questi software non è comprarli e poi installare gli esempi che vi vengono venduti insieme alla piattaforma, ma costruirsi il proprio strumento. Io, mettendoci parecchio tempo, perché non sono un ingegnere, ma sono solo un capoccione, mi sono costruito questa patch, che è quella con cui ormai suono in tutti i contesti, da quelli di musica improvvisata, addirittura l'estate scorsa l'ho usata con Samuele Bersani in tournée, gliel'ho imposto. È una patch costruita, appunto, questo verde che vedete qui è un campionatore, che viene pilotato dal pianoforte tramite un'interfaccia di cui poi vi parlo dopo. Questo qui. In questo caso c'è questo suono, ad esempio posso cambiare suono, ci metto questi pianoforti. Quello là, il mestiere che vedete in alto è il campione, a proposito delle fonti, abbiamo parlato del suono reale elaborato, questo è un campionamento, io ho fatto su un ovviamente. Prego. Come recuperi il suono del pianoforte? Questo è un suono che io ho registrato una sera a casa e l'ho ficcato dentro il campionatore e lo piloto da qui. Tutta questa roba che vedete intorno nel riquadro verde è il campionatore, è virtuale. Cosa che mi interessa di più è granulare. Ora è molto lunga parlare di sintesi granulare, perché lo imparerete frequentando i corsi bellissimi del St. Louis. Comunque, detto in soldoni, la sintesi granulare è una sintesi che si basa sul campionamento del suono e la sua scomposizione in particelle piccolissime. Questo permette di intervenire sul suono con una flessibilità che è sconosciuta ai vecchi sistemi di produzione sonora come questo. Questo è un sintetizzatore analogico invece, questa è una macchina, una tecnologia degli anni 60 fondamentalmente. La sintesi granulare è disponibile per il grande pubblico a costi non da un istituto di ricerca da 10 anni, perché richiede una grande potenza di calcolo. A me quello che interessava era avere dei campionatori granulari che permettessero, ad esempio, faccio uno dei mille esempi che si possono fare, di avere un campione e poterlo suonare su tutte le sezioni della tastiera mantenendo il tempo, perché nei sintetizzatori tradizionali, nei campionatori tradizionali, la velocità dipende dall'altezza, più vado basso più devo più lento, che può anche creare degli effetti interessanti, perché crea un effetto di polifonia.
questa possibilità, non l'ho rimesso in, in forma granulare, di intervenire sul suono potendo sul campione utilizzandolo come se fosse uno strumento, come se la mia mano facesse. Un esempio è questo. Campionamento molto più creativo del campionamento classico. Considerate che su un campione granulare si possono fare con molta facilità un sacco di cose. La più semplice è invertirlo. Io adesso vedete si accende una pietra rossa, lì vedete la freccia della lettura del campione si è invertita, così è normale, così al contrario. Lo posso, si dice, frizzare, proprio perché il suono è scomposto in tanti, tante particelle. È possibile bloccarla in un punto e leggere soltanto una piccola porzione di particelle. Succede questa cosa qui. Adesso mi sbaglio, ecco, mettiamo su un po' di prossimo zero. Modellabile come creta a questo punto. C'è un'altra cosa che mi interessa molto della sintesi granulare, e qua mi ricollega a quello che diceva Michele, cioè usare l'elettronica è importante per fare una cosa che vi interessa. Cioè, il mondo della musica è pieno di stimoli, ogni tanto tutti noi sentiamo delle cose. Bello questo suono, come si fa? E la cosa affascinante dell'elettronica oggi è che offre un sacco di possibilità che anche a un costo contenuto. Mi piace molto a me l'estetica di quella che si chiama glitch music. Glitch è una parola in inglese che credo significhi errore, imperfezione, intoppo. E mi ricollego qui anche al discorso che facevamo prima di Stravinsky, il fagotto sovracuto, gli strumenti suonati in modo improvviso. La glitch music, che è uno stile insomma, che esiste dalla fine degli anni 90, è una musica che si basa sull'errore digitale. Noi siamo abituati a pensare al mondo digitale come un mondo binario 0-1, le cose, il computer o si impalla e noi diamo i cazzotti sul tavolo col mouse oppure funziona perfettamente. Esiste in realtà un filone di musicisti che hanno, affascinati dall'errore che è nascosto nelle pieghe, ne hanno fatto un'estetica che l'idea non è così nuova e rivoluzionaria, perché se ci pensate la chitarra elettrica distorta è la stessa cosa. L'amplificatore per chitarra non è fatto per ficcarci dentro un jack e mandare tutto in saturazione ottenendo un suono che in realtà è brutto. L'estetica del brutto è un'estetica che è tipica del Novecento, cioè in realtà anche nel jazz. Cioè il suono non deve essere necessariamente gradevole, cioè armonioso, equilibrato, classico. Il suono per essere affascinante ed espressivo può anche essere aggressivo, sgraziato, disarmonico. E la chitarra elettrica è un suono al quale siamo molto abituati. Ma è uno sbaglio, questo deve essere chiaro, non è una riproduzione fedele di un suono. La glitch music la inventarono alcuni musicisti, tra cui questo Oval, che realizzava dei dischi molto affascinanti, prendendo i CD e rompendoli e incollandoli, senza neanche computer e campionatori, ottenendo effetti molto affascinanti, molto caleidoscopici, di suoni che si incrociavano. Ed è diventata un suono, in realtà, che è... Poi è passato anche nella musica di largo consumo. Il primo disco famoso con dei suoni glitch è Vespertine di Björk del 2002. Forse qualcuno ci mette anche Radiohead. Insomma, ci sono dei dischi che sono entrati nel mercato mainstream, diciamo. Non è che Björk e Radiohead siano Laura Pausini e Ramazzotti, però parliamo di dischi di largo consumo, non di musica, diciamo, dei circuiti d'avanguardia con quattro spettatori. E sono entrati nel mondo, diciamo, suoni glitch, sono entrati nel mondo dei suoni possibili. Ormai anche le siglette di X-Factor, ho sentito una volta, che c'era i suoni glitch. Per glitch intendo sonorità di questo tipo, ad esempio. Questo è un campionamento di pianoforte, portato al massimo della frequenza, riportato indietro una decina di volte, fino a quando il suono si è completamente rotto.
è riconosciuto dal pianoforte, pieno di clip dentro, sentite? Questi clip sono l'errore, cioè una cosa che rende più vivo il suono, più come fosse una fotografia spedita, come fosse una fotografia non perfetta. Questo mi guardo sotto è una delay granulare, si basa sullo stesso principio granulare del campionatore, e cioè sgrana i suoni. Vi faccio un esempio, ci passo adesso il pianoforte dentro, poi vi spiego come ce lo passo. Sentite l'evoluzione come irregolare. Che secondo me aggiungere mistero al suono, quindi dargli una lettura più onirica, più immaginativa, ecco. Questo effetto lo ottengo con questo affare qui. In generale il suono non lo prendo dal pianoforte perché è pericoloso, perché il pianoforte è uno strumento che ha una grande cassa risonante, si può fare in studio questo, ma dal vivo gli inneschi sono garantiti, i casini, i botti, i rumori, e allora tramite questa interfaccia piloto un campionatore che fa un suono di pianoforte più possibile fedele e simile a un suono di pianoforte reale, ma non utilizzo la fonte diretta, lo faccio soltanto in studio perché il campionatore è questo qua sotto, questo affare blu qua sotto, che riproduce un pianoforte che poi passo dentro gli effetti, ho i distorsori, tutti quanti modulati da questa matrice di controllo qua. Questa roba qua che vedete, io mi sono messo di busto buono la sera, dopo aver messo a letto i bambini, mi mettevo qua e collegavo cavo per cavo, perché queste cose qua si costruiscono, tu da qua puoi mandare un cavo e mandarlo qua dentro, vedi? Lo vedete il cavo? È un lavoro da pazzi, molto divertente, te lo garantisco, soprattutto perché dà un sacco di soddisfazioni. Io dico sempre, quando comprate un sintetizzatore, un software, qualsiasi cosa, non usate le cose precotte dentro, quelle le usano tutti. È meglio avere poche è meglio perderci un po' di tempo, tanto è il tempo che si perde che è il rispetto che gli strumenti musicali meritano, quello che noi dobbiamo dedicargli il tempo, e costruire i vostri suoni che raccontano la vostra storia, la vostra immaginazione. I suoni, quelli precotti, io mi ricordo quando avevo l'M1, il sintetizzatore degli anni fine anni 80, che adesso è un mio allievo, e il basso dell'M1 stava in tutti i jingle pubblicitari. I pad, gli archi dell'M1 stavano in tutte le colonne sonore delle fiction della televisione, di perché ci si condanna a una sonorità anonima e prevedibile, e soprattutto si usano gli strumenti elettronici in modo improprio, perché il fascino è modellare il suono, sono fatti per modellare il suono e farci quello che vogliamo, il che non toglie che uno compra il sintetizzatore, trova un suono bellissimo e dice adesso faccio questo perché mi piace. Però in genere questa pigrizia di non affrontare la fatica, se volete, io non sono un ingegnere, non ho nessuna competenza al di fuori della musica, ma sono tutti sistemi friendly, fatti per essere capiti da chiunque abbia un pochino di tempo da perderci. Insomma, questo è un invito che rivolgo a tutti, magari di non arrivare ai miei livelli maniacali di costruire questa cosa, ognuno di questi sistemi ha un sottolivello sempre, quindi considerate, però comunque di utilizzare le possibilità dell'elettronica per personalizzare la vostra musica, non necessariamente per farci un universo cangiante di possibilità, ma anche per farvi un suono che sia, però questo è un mio consiglio personale, chiunque può, il vostro suono che sia la vostra idea di mondo sonoro. Domande? È molto affascinante quella barra là che si... Allora, questa file qua è un'interfaccia che è stata messa in commercio dalla Moog. Moog è l'inventore del sintetizzatore. Dovremmo parlare di che cos'è il sintetizzatore. Il sintetizzatore è lo strumento a controllo di tensione. Questo è un sintetizzatore analogico modellato sull'idea del Moog. E questi suoni qua, ecco, tutti quanti abbiamo credo una discreta familiarità con questa. Yeah.
strumento è stato usato da tutto il mondo della musica, soprattutto leggera e jazz, ma il primo disco in cui si usa il Moog è Biod, non si dice mai, ma il primo disco importante di musica, diciamo, commerciale, se vogliamo, un bellissimo disco, è Biod dei Beatles, è stato utilizzatissimo. Moog ha inventato un sacco di altri strumenti meno fortunati del sintetizzatore, e l'ultimo che ha inventato prima di morire nel 2005 è stata questa Fire One, che è un'interfaccia che si mette su qualsiasi pianoforte e trasforma il pianoforte in un controller MIDI. Io adesso faccio così, abbasso il pedale. Si è ballato un po' di ballare, adesso ci metterò 20 minuti per risistemarlo. Eccolo qua. C'è qualcosa che suona adesso, ho fatto questa cosa, scusi se si è sconvolto. È un sistema che ha avuto poca fortuna, l'ha utilizzato Herbie Hancock per un periodo. In Italia lo utilizza soltanto, oltre a me, Rita Marco Tulli, che io sappia, non conosco nessun altro, perché è difficile, è un po' un casino da usare, vedete, l'ho spostato e si è impallato, quindi potete capire quanto sia poco... E soprattutto ha un nome bruttissimo, si chiama Piano Bar, perché secondo, con una spirito saggine da ingegnere, secondo loro, così, è la barra del piano, facendo un gioco di parole. Questa trovata ha fatto sì che il sistema abbia avuto pochissimo successo commerciale, complice anche la difficoltà di utilizzo. Grazie. Poi grazie. Il sistema, quando io l'ho comprato, l'ho portato dal negozio a casa, l'ho montato, ci ho provato, l'ho rimpacchettato e sono tornato dal negozio. Ho detto non funziona. E mi hanno detto no, ci devi perdere tempo all'inizio. Quindi un po' è difficile, un po' si chiama piano bar e io lo nascondo. Devo mettere lo scotch perché stanco di sentirmi fare piano bar dopo i concerti, ci ho messo una però è un sistema comunque molto interessante. Io non sono comunque un pianista alla fonte, ho sempre suonato le tastiere, questo strumento ce l'ho dal 1983, che il primo acquisto l'ho fatto con i risparmi dell'infanzia, mi sono messo da parte 300.000 lire lo pagai, adesso vale 1.500 euro sul mercato questo affare qua. E ho sempre amato i sintetizzatori, però di base sono un pianista e ho cercato un modo per integrare il mondo dei suoni elettronici col mondo dei suoni col mondo del pianoforte. Quando uscì da questa cosa sono impazzito, ne ho comprati due, è fuori commercio e se ne trovo un altro usato lo compro, perché poi si compra con una facilità devastante. Questa è l'interfaccia. Adesso tu mi devi rialzare, devo zittire. Altre domande? Adesso dobbiamo capire chi è che suona. Probabilmente c'è da fare un panic. Panic è un comando di... Allora, noi improvviseremo un'ultima cosa. Spero che sia stato perlomeno stimolante tutto questo viaggio velocissimo attraverso un mondo troppo grande per essere investigato in un'ora e mezza, insomma. Lui è Michele Gabbi, sono Alessandro Quis, grazie per questa sera. Thank you.
Thank you.